Villari si dimetterà domani alla riunione della commissione di vigilanza. Ad annunciarlo è il capogruppo dei senatori del PD Anna Finocchiaro. C'è stata una comunicazione e questo è il percorso che dovrebbe essere perseguito, ha detto la Finocchiaro, ma la tensione nel Partito Democratico resta. La situazione sembrava sbloccarsi dopo che ieri era stato individuato Sergio Zavoli come candidato dell'opposizione. Sarà Nicola Latorre a dimettersi dalla commissione di vigilanza per fare posto a Zavoli e permettere così la sua elezione. Ma anche se Silvio Berlusconi aveva apprezzato il nome di Zavoli, non tutti nella maggioranza erano d'accordo. Il vicepresidente dei deputati del PDL, Italo Bocchino, fa notare che fino a quando Villari non si è dimesso non si può parlare di nessun altro nome. Senza nulla togliere all'autorevolezza della candidatura di Sergio Zavoli, c'è una precondizione che riguarda solo ed esclusivamente il Partito Democratico e Villari, cioè le dimissioni del presidente eletto da una maggioranza trasversale. Il problema delle dimissioni lo rimettiamo all'opposizione, solo successivamente si potrà ragionare su eventuali soluzioni alternative. In mattinata Villari ha incontrato il presidente della Camera Gianfranco Fini e a proposito delle possibili dimissioni ha risposto: non turbiamo questo incontro istituzionale. Resta ferma la decisione dell'Italia dei Valori di non partecipare ai lavori della Commissione di Vigilanza e Orlando conferma le dimissioni. Sentiamo. Ieri il presidente del Consiglio Berlusconi ha finalmente ammesso, dopo aver smentito tante volte, di aver proposto ad Antonio Di Pietro l'incarico di ministro dell'Interno. E poi ha annunciato che io sarei stato proposto di incontrarlo da un parlamentare e che lui avrebbe rifiutato questa proposta. Il Presidente del Senato, Renato Schifani, più volte mi ha proposto e consigliato di incontrare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Io mi sono rifiutato perché credo che non fosse corretto istituzionalmente incontrare il Presidente del Consiglio dei Ministri prima della mia elezione a Presidente della Vigilanza. Il resto è un commento superfluo. Noi non ci vendiamo. Il controverso disegno di legge sulla cosiddetta messa in prova degli incensurati non è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Il progetto del ministro Alfano prevede la possibilità di cancellazione del reato per i colpevoli di reati punibili fino a 4 anni di reclusione. In pratica viene eliminato il bonus della sospensione condizionale della pena e al suo posto viene introdotta una messa alla prova per gli incensurati, un meccanismo capace però di congelare il processo e nel caso di un lavoro socialmente utile svolto bene dall'imputato di estinguere pure il reato. La proposta del ministro della giustizia aveva suscitato le critiche di Roberto Maroni e della Lega. Sentiamo a proposito il capogruppo alla Camera Cota. Pensiamo che è un tema particolarmente delicato e per quanto riguarda la posizione della Lega fa benissimo il ministro Maroni a chiedere una riflessione, che condividiamo la posizione e faremo anche noi una riflessione giusta. L'istituto della messa in prova, così come è stato annunciato dal ministro Alfano, rischia di essere un colpo di spugna perché comprende reati gravi quali la rapina, la corruzione semplice e altri reati che riguardano la sicurezza dei cittadini. Noi crediamo che questo sia un istituto utile ma che vada limitato solo ai reati di minore gravità. Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva l'istituzione in Italia di un garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il testo ora passa alle Camere per essere approvato. Il DDL prevede che il garante sia nominato in intesa dei presidenti di Camera e Senato e che abbia poteri per la tutela dei minori attraverso l'istituzione di figure giuridiche di protezione dei minori, oltre ad un ruolo consultivo. Il garante, ha dichiarato il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, promotrice del provvedimento, non avrà connotazione politica. Il tema non è né di destra né di sinistra. Ed infatti in mattinata arriva l'assenso del PD, disponibile, visionato il testo, ad approvare celermente il disegno di legge che istituisce il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Sempre sui temi dell'infanzia, a Montecitorio è stata presentata l'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, alla presenza della Presidente della Commissione, Alessandra Mussolini, e della Vicepresidente, Gabriella Carlucci. L'utilizzo di Internet, tra l'altro, viene incrementato dall'uso di giochi interattivi, per cui per poter giocare bisogna entrare in Internet. Questo fa sì che i nostri figli entrano in Internet con una grandissima facilità e incappano spesso in contenuti
devianti, contenuti violenti, contenuti pornografici, contenuti che quindi comunque tendono a dare delle informazioni sbagliate che alla lunga ingenerano dei comportamenti sbagliati, vedi bullismo.